tutte le partite, innanzitutto quasi tutte, sono andate e ritorno, a parte la finale. Quindi già sui 180 minuti è già il concetto di fortuna è un po' più diluito. Quindi ma non lo so, sulle due partite teoricamente la più forte vince, quindi la partita secca è un po' diversa, c'è quella componente fortuna, c'è fortuna, episodi che ti possono girare contro, però a me fanno più paura le partite secche che quelle su 180 minuti, quando magari hai della qualità da dover tirar fuori, anche se le altre squadre sono forti quanto noi, quindi ecco, codice di un po' è così e bisogna prenderlo per com'è. E vabbè, quelle del nostro girone le conosciamo, quelle degli altri gironi non aveva senso mettersi a vederle adesso, quando è l'importante è preparare partita per partita, quindi il tempo necessario per prepararle ci sarà, quindi a parte quelle del nostro girone e conoscere un pochettino la forza delle seconde, delle terze, degli altri gironi, le altre non le abbiamo mai viste. Almeno io no, sicuramente l'allenatore sì, però io no. Tanto a sistemare del nostro, quindi le energie vanno a quello che è la nostra squadra. Poi dopo in 4 giorni si prepara una partita, certo sono meglio 7, però il tempo in 4 giorni, le cose in 4 giorni si fanno, e è più difficile trovare la nostra quadratura, quindi puntiamo in questo periodo a trovare questo. Quale cose con 20 titolari possibili? Non lo so, poi esistono e alcune funzionano, ci sono alcune che invece si vanno avanti in 14, magari perché l'allenatore non li vuole, perché poi ha problemi di gestione, di gente che ha sempre giocato e poi viene a fare della panchina e quindi poi è scontenta. Le squadre sono equilibri sottili che basta poco per spaccare tutto, semplicemente per non ottenere più gli stessi risultati che si ottenevano prima. Ma era un Mannini, innanzitutto sono passati 2 anni, per me, per voi, per tutti, quindi siamo persone diverse, la macchina è diversa e il contesto è diverso. In quella squadra ho reso in quella maniera lì, in questa devo rendere al massimo delle mie potenzialità, che non sappiamo, nessuno può sapere quali siano, però lo vedremo dal 20 maggio. No, fisicamente, dicevo io. Sì. Non lo so adesso, però non avendo mai giocato 90 minuti, ultimamente qualche partita va fatta prima di star bene. Sicuramente non vedo l'ora di provare quell'emozione forte che provo sempre quando gioco, soprattutto qui in casa, perché passare da un'atmosfera come quella in casa a alcune, diciamo, non fantastiche come queste qui è tanto diverso. Però ai playoff ci sarà grande pressione, grande entusiasmo, grande calore della gente, sono tutte cose che a me sono sempre piaciute, quindi spero di tirar fuori il meglio di me in quelle partite. L'intenzione c'è tutta.